educare alle differenze, per riflettere e sensibilizzare su stereotipi, discriminazioni, disparità di genere. Questo è il tema dell'incontro svoltosi nei giorni scorsi all'ex convento di San Francesco in Piazza della Motta a Pordenone, promosso dal Comitato UNICEF e dalla FIDAPA. Il tema principale è il rispetto e saper rispettare, tematiche che vengono sviluppate con una serie di conferenze, workshop e laboratori nel centro cittadino. Questa mattina invece all'Auditorium Concordia si è svolto lo spettacolo Per un mondo di pace per le scuole primarie e secondarie dell'ambito 6.5, presente anche l'assessore comunale Flavia Ines Rubino. Naturalmente felicissimi che si parli dei bambini, che si parli dei loro diritti, ma nello stesso tempo un pizzico di malinconia. Perché se siamo ancora costretti a dover parlare dei diritti del bambino vuol dire che sono ancora violati in gran parte del mondo, oltre che naturalmente anche nella civilissima Europa. E quindi un applauso naturalmente all'iniziativa. Io mi auguro che tra un anno o tra un paio d'anni dei bambini si parli soltanto non perché devono acquisire dei diritti, ma perché li hanno già acquisiti.